Ieri la sentenza nel processo Ciro Esposito, lei come commenta? Ma ripeto, io sono sempre abituato a fare una premessa quando si tratta di provvedimenti giudiziari, nel senso che bisogna conoscere le carte per dare un giudizio completo, però in questo caso, conoscendo la vicenda, perché l'abbiamo approfondita come cittadini napoletani o come sindaco e ci siamo anche esposti anche da ex magistrato, devo dire che una condanna a 16 anni mi sembra una manifesta ingiustizia per un fatto così grave, per un vile omicidio, per quello che ha rappresentato, e credo che sia una condanna che non sottolinea la presenza di una giustizia terrena fino in fondo di fronte a una famiglia che più volte si è appellata alla giustizia, alla verità, al perdono e alla riconciliazione. Quindi credo che non ci vuole vendetta attraverso le sentenze. Le sentenze devono essere giuste, devono essere equilibrate, devono sempre tener conto di tutte le parti, però per una vicenda così grave, così ricostruita nel dettaglio, di cui con certezza si ha il colpevole, una condanna per un omicidio a 16 anni, sinceramente, mi sembra veramente una condanna che immagino con che fatica possa essere accolta da una famiglia che è stata già straziata e che mai, mai e mai ha usato parole come rancore, come vendetta e come odio. Quindi credo che da questo punto di vista la famiglia e la città di Napoli si aspettasse un'altra risposta giudiziaria.